Allora, è finita? Certo. Finita che? Ha fatto pace? No, no. Ma pace con chi? Le notizie di oggi era che era stato licenziato praticamente. Attenzione, la notizia di uno che ha detto questo. Io ancora che l'azienda licenzi qualcuno, questa azienda non l'ho mai visto. Invece è finita. Emilio Fede, 81 anni, ascesa e caduta. Il giorno più lungo comincia alle 10.30, Palazzo dei Cigni, Milano 2. Il suo ufficio da 23 anni, una vita nelle news di Berlusconi. Le macchine, la sua e quella della scorta, parcheggiate al solito posto. Fede, nel suo primo giorno da ex direttore, è nel suo ufficio asserragliato. Parla al telefono, dalla vetrata, vista laghetto per mezz'ora. Sembra di stare in una scena del Grande Fratello. I cronisti, spettatori dell'ultimo show. Come Bob Dylan in un vecchio video comunica attraverso i cartelli. Non posso parlare, scrive, mostra uno dei suoi tapiri. Si fa vedere tranquillo, mentre nella sua stanza c'è il comitato di redazione del suo TG. Poi ci dà appuntamento alle 3 del pomeriggio, ma la giornata è lunga. Entrano da lui poco dopo i capi del personale e degli affari legali di Mediaset, gli stessi che ieri sera dopo la conduzione gli hanno portato la lettera di licenziamento, una lettera che lui non firmerà fino ad oggi. Scarno il comunicato dell'azienda. Non è stata una separazione consensuale. Ringraziamo Fede per il lavoro svolto. Punto. Ad accelerare i tempi probabilmente l'ultima vicenda che ha coinvolto il giornalista, l'accusa di riciclaggio per il presunto tentativo di versare in una banca di Lugano 2,5 milioni di euro. Un funzionario anonimo che segnala il fatto alla Finanza e la Procura di Roma, che ora sta per avviare una rogatoria in Svizzera. E un complotto, aveva urlato Fede, che non è indagato, a poche ore dall'uscita della notizia. Qualcuno ha voluto anticipare i tempi per mettermi in difficoltà. Diciamo politicamente, non allarghiamoci più di tanto. Accusa una trappola all'interno di Mediaset con la complicità di Fedele Confalonieri, ma lui smentisce. Dopo un incontro di oltre 3 ore con i vertici e la firma della fine del suo rapporto con Mediaset, Fede esce alle 5:30 e parla con i giornalisti. Ho dovuto mettere la firma che lasciavo la direzione TG4 e dunque, io mi auguro, si riparte con la proposta. Se lo augura? Beh, sì. Io mi faccio un periodo di vacanza. Benissimo. Fatto questo periodo di vacanza, comincerò a pensare a quello che sarà la nuova sistemazione, no? Il futuro è ancora incerto, quello che è certo è che c'è già un nuovo direttore, Giovanni Toti, fino a ieri a Studio Aperto, che stasera firma il suo primo TG4. Fede beve un caffè con la sua storica addetta stampa, solo poco prima aveva registrato l'editoriale di Commiato, l'ultimo atto del suo telegiornale. Voglio dirvi grazie, voglio dirvi, ripeto, non è un addio, è soltanto un arrivederci e buona serata su Rete 4. Grazie. Per la verità Mediaset ha anche licenziato, lo posso testimoniare. Ma insomma la storia di Emilio Fede, la storia di questi 20 anni e più in quel suo TG4 è anche un pezzo della storia d'Italia, virata in azzurro ovviamente. Grazie per averci seguito. Il saluto ieri ai telespettatori senza sapere che ad aspettarlo in ufficio c'era la lettera di licenziamento. Pronto, hanno attaccato! Era iniziata nel gennaio del 91 la seconda vita televisiva di Emilio Fede, quando Mediaset si chiamava Fininvest e lui, 58enne, era un cavallo di razza del giornalismo televisivo azzoppato dalla prima delle sue disavventure personali e giudiziarie. Le Brigate Rosse con un loro volantino di... Tutta la carriera in Rai dal 54 all'87, inviato, conduttore e direttore del TG1, dai dispendiosi, dicono, reportage africani, al racconto delle grandi pagine della storia e della cronaca italiana di quegli anni. È popolarissimo il timbro caldo della voce, arriva dritto al pubblico femminile. Il successo però sbatte contro la sua vita nascosta, quella di gran giocatore d'azzardo. Entra nel giro sbagliato, un'inchiesta dalla quale uscirà poi assolto, macchia il suo curriculum. Nell'87 chiude dietro di sé le porte della Rai. Silvio Berlusconi lo accoglie nell'89 negli studi di Palazzo dei Cigni, casa Milano 2, e quel pezzo di Interland di Milano diventa il suo regno. Ci sono state difficoltà. 21 anni a dirigere e condurre Studio Aperto prima e TG4 poi. All'inizio è tanta cronaca, poi Berlusconi entra in politica e Fede ne diventa il cantore, il tifoso fedele, l'amico che custodirà tutti i segreti. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Scherzava sul suo innamoramento per Berlusconi, ma quando il gioco si faceva duro ha saputo far male. A farne le spese è stato per primo nel 93 Indro Montanelli, di cui Fede in diretta chiese l'allontanamento. Bene, va bene. Di chi?
professionalmente sul filo del rasoio tra rigore giornalistico e macchiettismo, ma la sfuriata a favore di Fuori Onda Bonario non basta ad allontanare il pacco bomba che arriva nell'estate del 2001 nel suo ufficio. Le imitazioni corrosive lasciano il segno e lui tende a ritirarsi in cerchio magico tra Milano 2, Arcore, Villa Certosa, l'amicizia con Briatore, il sodalizio sventurato con l'Ele Mora, le ragazze meteore più che meteorine. Non disdegna sedersi come giurato nei concorsi di bellezza fino a quello fatale di Taormina, dove scopre Ruby Rubacuori e si perdono i contatti con la moglie di Anna De Feo, nel frattempo diventata senatrice della Repubblica. Lo zoccolo duro dei suoi fan l'ha visto in questi anni invecchiare nello schermo per poi ringiovanire con qualche escamotage chirurgico, compie 80 anni nel mezzo delle bufere giudiziarie e delle voci di imminenti e doverose dimissioni. È la terza volta, la quarta volta, messo in uno scantinato. L'ultima incursione di Striscia la Notizia coglie l'amarezza per il ridimensionamento della sua redazione a favore di nuovi progetti editoriali. Sempre più solo e isolato nell'azienda, ha tenuto duro fino all'ultimo scossone. Per 5 anni ho potuto lavorare in piena libertà. Che dici? Che vuoi dire? È andata così. Mato, si chiama dimissioni da direttore del TG4. Okay. Cioè io ho lasciato. Che cosa? La firma. No, l'ho firmata ieri sera. Nessuno mi ha mai licenziato, spiega sorridente Emilio Fede ai giornalisti. Nessuno screzio con l'azienda con la quale proseguono anzi le trattative per un nuovo programma di approfondimento. L'ex direttore del TG4 da 23 anni a Mediaset ha incontrato nel pomeriggio il capo del personale Motta ed il responsabile dell'ufficio legale. Sono stato testardo io, però aveva ragione l'azienda. C'è un mea culpa. Di nessuna amarezza, tutto normale. Guardate, vi assicuro no. Non ho mai detto, aggiunge Fede, che con Fallonieri ha fatto parte di un complotto per farmi fuori. Gli ho scritto una lettera di scuse e ci siamo sentiti al telefono. Poi Fede dice di essersi rivolto ad un magistrato per far luce sulla vicenda del presunto viaggio in Svizzera per depositare illegalmente 2,5 milioni di euro. Ma scusate, ma proprio un cretino. Io vado in Svizzera, dove so che c'è un'indagine, e vado con una borsettata piena di euro, passando due volte alla dogana. Non li potevo portare a Monte Carlo. Dove Senta, ma Berlusconi l'ha sentito? Nelle ultime Berlusconi. L'ho sentito, sì. Cosa vi siete detti? Ma abbiamo parlato un po' di politica, un po' della partita, perché siamo sentiti ieri sera, perché avrebbe fatto la cena, ma poi siccome non abbiamo vinto. Avevo anche pensato di chiedere a Berlusconi di farmi candidare alle prossime elezioni, aggiunge Fede, che questa sera nell'ultimo editoriale dice non è un addio ma un saluto e augura buon lavoro al nuovo direttore Giovanni Toti. Commento tra Fede e l'azienda, sono problemi tra Fede e l'azienda. Il mio problema è fare un buon TG4 e cercherò di farlo. Emilio Fede lascia la direzione dopo 19 anni nel TG, in questo TG il suo editoriale di saluto. È partito così poco fa il primo TG4 degli ultimi 2 decenni, non diretto da Emilio Fede, sostituito fin da questa sera da Giovanni Toti. A pranzo il comunicato ufficiale di Mediaset, necessario perché intanto fin dal mattino Fede, prossimo agli 81 anni, era regolarmente in ufficio, intenzionato a non mollare. Muto con la stampa fino a qualche istante fa, quando ha parlato di dimissioni firmate e di una ritrovata sintonia con l'azienda, anche in vista di un suo ruolo futuro. Toni concilianti dopo i piatti volati ieri sera, un divorzio per nulla consensuale, con Fede messo in un quarto d'ora alla porta, proprio mentre per beffa era spento il cellulare dell'uomo che per 20 anni ha glorificato Silvio Berlusconi allo stadio per tifare Milan. Fede costretto a lasciare il TG4 nei giorni in cui di lui si parla per quei milioni d'euro che le banche svizzere avrebbero rifiutato di custodirli e per via delle cronache del processo Ruby in cui è imputato. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Consentitemi di dire che l'ha vinta con grande coraggio. Questo invece è il Fede devoto del 94, dopo la prima vittoria elettorale del Cavaliere, sequenza che Nanni Moretti mise all'inizio del film Aprile, a tal punto teatrale che qualcuno suggerì di candidare il giornalista a Cannes come miglior attore non protagonista, premio che forse il direttore del TG4, primo attore nato, avrebbe rifiutato. Inviato in Africa, dove si guadagnò la fama di sciupone l'africano per le note spese, direttore del TG1, lasciò dopo un quarto di secolo la Rai, pagando anche l'amore per il gioco. Fondatore del primo TG in diretta delle TV commerciali, primo anche ad annunciare l'inizio della guerra del Golfo, ha poi narrato per 20 anni fra fuori onda e gag, fra informazione e spettacolo, la discesa in campo, i successi, le cadute di Berlusconi, con il quale a pochi mesi di distanza, forse non a caso, condivide anche l'uscita di scena.